Ciao, qui Cristian Salerno, alias Cricco su questo canale YouTube e oggi parliamo di guadagni online e iniziare a guadagnare online partendo da zero, dato che la maggior parte di voi partono da zero, hanno sentito 200.000 idee da 200.000 persone, guru, non guru, e non sanno bene da dove partire. Allora oggi in questo video voglio darti qualche idea e rimani fino alla fine perché ti mostrerò dei risultati di un mio progetto, nulla di che, nulla di eccezionale, solo per darti un'ulteriore riprova, un'ulteriore carica del fatto che è possibile ricevere guadagni dall'online. Ci sono 200.000 modi, voglio mostrarti un metodo che secondo me è interessante. Chiaramente stiamo parlando del medio-lungo periodo, quindi 6 mesi, 2 anni, 5 anni, 10 anni. La maggior parte dei miei progetti io li ho aperti tutti nel 2010, 2011, anche 2009, quindi sono più di 10 anni che li coltivo con cura e se oggi, tra virgolette, vivo di rendita, molto tra virgolette perché ci lavoro tantissimo tutti i giorni, ma se vivo di rendita grazie a quei progetti, sta proprio nel fatto che io per 10 anni ci ho sempre martellato, anche nei momenti in cui io non vedevo grandi risultati attorno a quel progetto, ok? Quindi, un metodo molto importante, ecco, ce la posso fare, Instagram. Quello che puoi fare, amico mio, è creare una pagina su Instagram. È una cosa che ti costa zero, veramente ti costa zero, se non la corrente che alimenta il tuo computer. Aprire una pagina Instagram, e la pagina Instagram non deve essere il tuo profilo personale con i tuoi gattini, i tuoi cani, eccetera eccetera, ma deve essere un profilo di qualità su una determinata nicchia. Di qualsiasi cosa tu andrai a parlare ci sono gli amanti, che tu vai a parlare di tennis, che tu vai a parlare del campione di nuoto maschile, nuoto femminile, se vai a parlare di calcio 5, se vai a parlare di imprenditoria, se vai a parlare di imprenditoria e poi una sottonicchia, tutti i dentisti imprenditori, oppure di qualsiasi cosa tu vada a parlare troverai una nicchia. Per esempio, supponiamo che tu voglia parlare di addominali e la tua pagina ovviamente sarà un canalizzatore di persone che hanno bisogno di farsi gli addominali, ok? Benissimo, la pagina si potrà chiamare addominali trattino scolpiti, per esempio. Ti sto dando tutte delle idee, ma sicuramente già ci saranno, quindi devi trovare poi la tua nicchia. E all'interno di questa pagina inizi a creare post, stories e reels dove fai vedere esercizi sotto forma di video. E sono esercizi che tu puoi fare, ti metti lì col tuo smartphone e fai vedere questi tipi di esercizi, oppure li puoi prendere dalla rete. Puoi mettere delle immagini motivazionali, motivazione, ogni tanto ci sta sempre bene perché uno dice ah, voglio farmi gli addominali, poi due giorni dopo si è già rotto le balle. Invece tu con le frasi motivanti, ah, mi raccomando, se vuoi gli addominali, eccetera, devi motivarlo, quindi esercizi, motivazione, e metti anche dei piccoli tips, trucchi per far sì che questi addominali arrivino prima del tempo, le persone inizieranno a seguire la tua pagina. Chi sono queste persone? Tutte quelle che vogliono addominali più scolpiti, quelli che vogliono addominali, eccetera, eccetera. Oh, nel momento in cui tu crei una pagina che sia di nicchia, dove si parla solo di quella cosa lì, inizi a un certo punto a creare una community, quella che si chiama così, che ruota attorno alla tua pagina, quindi una serie di persone interessate a quello che tu dici. A quello che tu dici, gli esercizi che fai vedere, alle motivazioni che metti, ai consigli per fare meglio, eccetera, eccetera. A un certo punto questa pagina arriva a 5.000 follower, poi arriva a 10.000, poi arriva a 50.000, oh, 50.000 iniziano ad essere numeri molto interessanti e ti posso garantire che con una pagina a 50.000 ci puoi campare mica male. Com'è che inizi a camparci da questa pagina di 50.000? Ci sono vari modi, adesso parliamo della monetizzazione che è la cosa più interessante. Praticamente quando hai questa pagina da 50.000 follower puoi iniziare ovviamente ad inserire la pubblicità all'interno del tuo canale, della tua pagina, scusami. Per esempio nel tuo post puoi, per esempio, consigliare delle bevande
energetiche, beveroni, tutte quelle robe lì, eccetera. Tanto se già li devi consigliare, è meglio che consigli prodotti da cui tu ci ricavi. Quindi arriva questa azienda che ti dice: senti, io ti do 100 euro se mi fai un posto dove consigli questo beverone, che sono, non so, ragazzi, sono proteine in polvere che sanno di caffè, se li sponsorizzi ti do 100 euro. E tu facendo un post, quel post ti richiede 6 minuti farlo, guadagni 100 euro. Poi che cosa succede? Succede che tu vai su Amazon e consigli a loro, che ne so, degli attrezzi per fare gli addominali, e quindi di questi attrezzi ne ordini un po' e tu alla fine, grazie a quell'ordine, hai guadagnato, a quegli ordini hai guadagnato 50 euro. Poi cosa succede? Poi succede che c'è un personal trainer che vuole sponsorizzarsi perché c'ha una palestra importante a Roma. Vuole sponsorizzarsi su di te e quindi tu metterai all'interno delle tue storie un video dove c'è questo super palestrato che dice: venite nella mia palestra, qui ci facciamo i muscoli, eccetera, eccetera. E questo, per fare questo video, ti ha dato 200 euro. E la tua pagina inizia a diventare una macchina che veramente inizia a carburare una marea di soldi. Ovviamente prima bisogna arrivare a questo risultato. Come si arriva a questo risultato? Facendosi veramente il mazzo, continuando a coltivare. Allora, tu quando apri una pagina è un bambino, lo so perché ho gestito per diverso tempo diverse pagine Facebook, Cerco l'Infinito che aveva 22.000 like, che gestisco ancora, ma in realtà non la vedo più. Poi c'è anche, ci sono diverse, poi vabbè, c'è la mia pagina personale, Cristian Salerno, insomma, piano solo, c'ha 40.000 follower, 40.000 like, scusami. Quindi gestisco diverse pagine su Facebook, su Instagram. Sto iniziando da poco, non è mai stato un mio grandissimo. Non ho mai avuto neanche il tempo per avvicinarmi, ma ti so dire con certezza come funzionano queste cose. Quindi, nel momento in cui appunto hai ricevuto. Sei arrivato a questi 50.000 follower, ti arrivano tutte queste belle cose. Dicevamo, come si arriva? Coltivando tutti i giorni la tua pagina come se fosse un tuo bambino. Anche se tu vedi che questa pagina a un certo punto non cresce, è un po' in stallo, non riesce a salire, tu continua a testa bassa ad alimentarla. È un fuoco che alimenti giorno dopo giorno, dopo giorno, dopo giorno. Alla fine diventa una cosa incredibile. E più l'alimenti giorno dopo giorno, più questo lavoro diventa incredibile, più tu riesci a distaccarti dalla concorrenza. Cioè, capisci che più ore di lavoro tu hai messo all'interno del tuo lavoro. E più gli altri, se vogliono arrivare al tuo livello, devono mettere le stesse ore di lavoro. Quindi devi creare qualcosa di eccezionale, amico mio. E a quel punto tutto arriverà da sé. Poi, altra cosa, queste sono solo idee, altra cosa, puoi iniziare a vendere le magliette. Per esempio, aprirai poi anche un sito, magari dove vendi le magliette che si chiameranno Addominali Scolpiti, no? E il sito si chiamerà addominaliscolpiti.com. Mamma mia, come scrivo male. E da questo sito inizi a vendere magliette. Magari la gente non va in giro con la maglietta Addominali Scolpiti, ma magari fai cose divertenti, tipo ci sono quegli abiti dove ci sono gli addominali disegnati sopra, possono essere divertenti, e poi ottenere alcuni risultati. Ti faccio vedere ora un negozio di abbigliamento che utilizzo, ma che non spingo più di tanto, che però nel giro di un annetto circa mi ha fatto 350 euro. Non sono niente, me ne rendo conto, non sono niente, ma ero sempre molto scettico sul merchandising, ma c'è qualcuno che compra magliette, pantaloncini, cappellini, tazze, cose varie, e quindi voglio mostrarti questi miei miseri risultati, che ripeto, questo è un progetto che ho fatto così per testare se la cosa funziona, e ho notato che la cosa funziona. Sicuramente si può fare molto di più, ma cosa per farti vedere? Questo siamo all'interno della bacheca to be paid, cioè ti devono essere accreditati 343 dollari. Se andiamo nelle analytics, puoi vedere che ci sono stati degli ordini. Tra l'altro, non ho mai capito perché, dice il 10 di giugno.
Revenue 1300 dollari. Non è vero mai, non è vero mai che ho guadagnato 1300 dollari, anche perché dice due unità vendute e con due magliette non ti fai 1300 dollari. Quindi non ho mai capito veramente questi soldi, sono veramente a caso, anche qui 678 dollari, totalmente casuale. Non lo so, va bene, è contento così, va bene, io questi soldi non li vedo neanche col binocolo, però va bene. Eccetera, eccetera. Quindi all'interno dei tuoi vari servizi, che sia Shopify o altri, tu puoi tramite le statistiche capire quanto stai guadagnando, quando è stata effettuata una vendita, che tipo di vendita, eccetera, eccetera. Va bene? Ok, io spero che sia ok. Qui se andiamo su payout, vediamo tutti i piccoli importi che sono stati. Ok, il tuo credito ammonta a 343 dollari. Qui posso richiedere il pagamento e qui in verde sono stati tutti gli ordini. Ordini da 6 dollari, da 25, da 30, da 24, da 23, da 72 dollari, eccetera, eccetera. Ok, quindi per tornare a noi, crea un qualcosa, un polo magnetico dove attrarre una community, far crescere e alimentare questo polo magnetico. Se non hai la possibilità di metterci tu del lavoro, puoi pagare della gente che coltivi questo polo magnetico ed essere pronto poi a fare grandi numeri. Quindi quando c'hai grandi numeri puoi fare qualsiasi cosa. Un'ultima raccomandazione prima di lasciarti è sii pronto a cambiare. Come ti dicevo, io ho gestito per tanto tempo delle pagine su Facebook. Quando è nato Instagram l'ho letteralmente snobbato, ho continuato a sponsorizzare le mie pagine Facebook pagando, 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 ma come tutti sappiamo noi oggi Facebook è morto, le pagine Facebook sono morte. Quindi se tu oggi vai da qualcuno e dici guarda c'è una pagina Facebook con 50.000 like e una pagina Instagram con 50.000 like, non c'è veramente alcun tipo di paragone. La pagina Facebook non vale nulla, quella Instagram ha molto valore. Domani magari uscirà un nuovo social che non sarà neanche TikTok, che sarà qualcos'altro. E quindi l'attenzione andrà spostata da Instagram a tutto ciò che c'è di là. Diciamo che la cosa è sì sostenibile, ma in un'ottica di stabilità è poco sostenibile, poiché se tu crei un business su dei social, cioè su dei siti che non sono tuoi, tu non avrai mai il pieno controllo. Quindi così come io ho dovuto spostare e sto spostando pian piano le mie attività da Facebook a Instagram, in un futuro bisognerà probabilmente migrare da Instagram a chissà dove, e quindi significa perdere tutto il lavoro che fatto su quella piattaforma, ore e ore e ore, eccetera, eccetera. Mentre molto più stabile è un business che tu controlli, un business impostato su una tua piattaforma, e lì ovviamente è una cosa molto molto più sicura e a lungo termine che mai. D'altronde lo spiego anche all'interno del corso Book Empire, qui sotto in descrizione trovi il link per capire di cosa si tratta. È un business molto più sostenibile, però io penso che tu possa cominciare da qui senza troppe pretese e senza troppe spese. Spero di esserti stato d'aiuto anche oggi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!